Lupo e la Strega, Ombalgia Acuta, non è altro che appunto l'evento finale di una lombalgia, di un problema sottostante, di una discopatia, di un problema delle faccette articolari, di un sovraccarico funzionale, di un problema di postura, di un malallineamento, che ha appunto il suo evento finale in questo episodio acutissimo di blocco della colonna vertebrale, un blocco di, quasi di difesa, permette al paziente di, proprio, di allettarsi per scaricare la colonna lombare. L'età più a rischio qual è più o meno? L'età più a rischio è quella giovane adulta, nell'anziano è più frequente la lombalgia cronica, la lombalgia subacuta, mentre nel giovane, dove i dischi sono ancora notevolmente idratati, non si sono, fanno un termine banale, essiccati, è più facile appunto la fuoriuscita di un'ernia e quindi avere questa lombalgia acuta, questo colpo della strega che ci immobilizza completamente. Allora, abbiamo capito più o meno l'età è quella che ho io. Sì. Chi è più a rischio? Lei. Che sta molto bene. Perfetto. Lei. No, anche perché no, ha toccato dei temi tipo la postura, è molto importante. Non lo dicevo così perché volessi fare la battuta, ma anche perché l'ho vista di profilo, ha una non perfettissima, lei è bellissimo, però una non perfettissima postura. Quindi... No, no. Quindi questo potrebbe essere, spero che non accada mai, ma potrebbe essere, diciamo, l'inizio di una sofferenza futura e quindi di una colpo della strega, spero che non le succeda mai. No, questo la corretta è per uno, guarda, ecco, no, questo no, questo...